Buongiorno a tutti da Social TV, il salotto della libreria Bocca, ricostruire senza sosta la speranza. Ma guardate un po', oggi siamo a Pavia da Fausto Cardano e devo dire che io ormai Fausto da quanti anni è che ti conosco? Stavamo facendo i conti prima, Tu eri, devo quando io venivo da te in libreria, che c'era il papà e la mamma, tu eri un ragazzo che forse aveva dire. Un pargolo! 17, 18, 20 Ecco, anni. bene, ci conosciamo quindi da più di 20 anni, forse No, anche no, ma 30, forse anche prima del 30, ed è bagnino, la prima volta che scherziamo. arrivo a Pavia, devo dire che questo è un posto meraviglioso, Grazie, magico. Giorgio. Quindi tutti coloro che sono nei pressi di Pavia, assolutamente via Cardano, libreria Cardano, ragazzi, guardate, sembra di essere nella pancia di una nave, di quelle che usava Colombo per andare a scoprire l'America. Insomma, quanti tesori ci sono in questa libreria? Sai che non lo so neanche io. Ogni tanto quando guardo negli scaffali mi sorprendo di trovare delle cose che ho in casa da 8, 10, 15, 20 anni, Dai, che ho nascosto. raccontaci un po' la storia della libreria, come è iniziato, quando è iniziato, perché poi in realtà noi siamo in un ambiente, ma in realtà la vera libreria è nata in un altro È ambiente nato in attiguo un a altro questo. ambiente che era di 20 metri quadrati. E quando ho iniziato, sono venuto per fare un sopralluogo di questo locale era tutto chiuso, aveva delle sale cinesche all'esterno che non facevano vedere dentro, ho dovuto staccarle, entrare, sentivo camminando che probabilmente sotto c'era una moquette e quando è arrivata la luce sono rimasto folgorato perché girando dentro nel locale, girando a sinistra, mi sono trovato di fronte a una manovra del 500. Che E lì è bello. partita subito la folgorazione. Sono andato dai proprietari del negozio e quindi ho chiesto che volevo intraprendere questa avventura. Nel giro di un mese e mezzo con un amico mi sono fatto gli scaffali che necessitavano e ho aperto questa avventura che erano i primi di settembre. E da lì ho cercato di farmi conoscere nell'ambito di Pavia, per cui sono andato sulla guida telefonica, ho cominciato a cercare le categorie che secondo me potevano avere, per la tipo di scelta di libri che avevo pensato, potessero essere i clienti più papabili. Sbagliato, nel senso che ho scelto avvocati, ingegneri, dottori, e ho mandato il mio biglietto da visita, sperando che questi poi, prima o poi, si sarebbero affacciati a conoscermi o a visitare la libreria. E poi mi sono reso conto che invece il pubblico migliore è la gente comune come me, come Giorgio, come le persone che passano, che all'occhio non percepisci che ricchezza c'è dentro. Poi ti accorgi che quando entrano in libreria e cominci a parlare con loro, hanno un mondo meraviglioso, hanno interessi, hanno hobby, hanno conoscenze. E lì la mia mente è stata folgorata e ho cercato di assorbire tutte queste notizie, per poi tradurle. Tra l'altro, tu sei di fronte all'archivio di Stato Sì, di Pavia. Pavia. Insomma, com'è il movimento qui a Pavia da oltre 30 anni? Tra l'altro, questa libreria si è raddoppiata, se non addirittura triplicata, Sì, rispetto allo spazio dopo iniziale. qualche anno abbiamo tirato giù un pezzo di parete, abbiamo creato questo collegamento con quest'altro locale che dove ho spostato tutta la libreria di qui e ho ottenuto la prima tranche pensando di farla diventare un luogo di esposizioni Che poi ci sei e di riuscito perché la oggettistica. libreria è comunque piena, ricca di È oggetti strapiena. d'arte, sculture, vetri, addirittura di là c'è una vetrina dedicata all'ultimo libro edito da Schirà, Fontana Arte, con dei vasi in vetrina, Beh, ma insomma. questo è merito tuo perché io quando ho bisogno di libri a chi devo rivolgermi? Non lavorando più con gli editori perché non ho una vendita tale che mi permetta di poter avere un contratto con gli editori, mi rivolgo all'amico Giorgio. Com'è essere una libreria indipendente sul territorio pavese? Com'è andata intanto col Covid e Bene, tutto? devo dire che inizialmente è stata un po' traumatica perché non riuscivo a capire come ci si potesse muovere. Poi piano piano invece mi sono accorto che le cose miglioravano, anche perché c'è stato un afflusso particolare dopo il Covid. Molta gente, essendo a casa, potendosi però muoversi nell'ambito locale, cominciava a venire a vedere le vetrine. Per cui c'è stato un pubblico che ha risposto positivamente. Tra l'altro, Fausto, io sono qui Ciao Livio, ma perché. guarda che puoi Sì, entrare, qui ci sono degli amici che stanno eh! venendo Chiamalo, a trovare sì. Fausto e quindi. Livio! Se vuoi entrare non ci sono problemi. Se vuoi partecipare con grande piacere. Lui è Giorgio Bocca, lei è Buongiorno la Livio. signora Anna Laura, lui è un artista, amico che ci conosciamo da più di 30 anni,
con il quale abbiamo fatto un sacco di belle cose, come con Beppe. Che è un fotografo, Beppe è un fotografo. Beppe è un fotografo. Raffinato. Va bene. Andremo a vedere. L'opera lì è di Beppe. È uno dei lavori che abbiamo presentato l'anno scorso nella fase della seconda pandemia, che quindi non sapevamo se farla o non farla, però abbiamo rischiato, e abbiamo presentato 24-25 lavori di Beppe, che sono sulle scarpe Converse. Lui ha preso foto di grandi fotografi, quadri di grandi fotografi, ci ha inserito la scarpa Converse, che l'ha vestita in maniera diversa, prendendo lo spunto da un'altra fotografia, da un altro quadro. Com'è la risposta degli abitanti di Pavia alle tue esposizioni? Partecipano, lenta. Sono attivi? Devo dire che questi ultimi 3-4 anni è calata sensibilmente. Non riesco a darmi le spiegazioni. Io penso che con tutte le iniziative che ci sono all'esterno, con tutte le sollecitazioni di mostre, mercati e compagnia bella, la gente potendosi muovere viene veicolata, va a vedere queste mostre. I negozi purtroppo abbiamo perso il charme, forse perché avremmo bisogno di riqualificarci, forse perché non siamo capaci di accogliere e di seguire le esigenze del cliente, per cui le motivazioni sono tante. Tu come libreria come ti identifichi? Modernariato, vintage, ma io antiquaria? Come un contenitore. Fantastico. Un contenitore. A proposito di contenitori, parliamo anche di contenuti, perché oggi, dopo 30 anni che io e te ci conosciamo, vengo qua in libreria insieme a mia moglie, perché tu mi hai trovato un libro della Fratelli Bocca Editore, che sto cercando di ricostituire l'archivio storico, tra l'altro uno di quelli belli che io ho già avuto un paio di volte, ma una volta me l'hanno rubato, l'altro l'ho venduto, ed è la metropolitana di Milano, intesa il Duomo, quindi la cattedrale. E la particolarità di questo libro, non so se tutti lo sanno, è edito 1824, ma nel 1824 l'Arco della Pace di Milano non c'era, ma era usanza nelle pubblicazioni di pregio mettere i nuovi progetti architettonici della città di Milano. E tra l'altro, dolcis in fondo, questa copia trovata da Fausto Cardano a Pavia, una copia che era in mano a mio padre, perché è la rilegatura alle armi della libreria Bocca, quindi nessuno poteva fare una rilegatura così se non la libreria Bocca. Quindi Giacomo, certo. Papà, torna a casa. Cosa ti devo dire? Allora Fausto, è veramente un piacere essere qua, aver incontrato i tuoi ospiti, i progetti per il futuro, ma qui resistere, questo è sicuro. Resistere. Ma abbiamo tu hai figli? No, io non sono mai stato sposato. Ok, quindi cerchiamo un giovane erede appassionato di libri per insegnargli un po' il lavoro. Io sono uno da presentarti. Bene, Matteo, abbiamo trovato un posto, ti devi trasferire a Pavia. No, allora ragazzi, grazie, mi raccomando, venite a Pavia, venite da Fausto Cardano, queste sono realtà assolutamente da tutelare, da conservare, e quindi il miglior modo per farlo è venire a comprare un libro. Giorgio, un consiglio di libri per... Vabbè, qui ce n'è, libri. Parlate col libraio, vero libraio. Sono i cataloghi delle mostre d'arte, che sono le cose sulla quale io ho iniziato e che hanno fatto conoscere la libreria Pavia. Un ringraziamento ad Anna Laura, che ha avuto questa grande pazienza. La nostra videomaker. Registrarsi. Sì, fai un giretto di là, così vedono anche gli spazi di cui parlavamo prima, ma li invito a venire a Pavia. Wow, grazie. Ciao, grazie. Ragazzi. Che figata, sto video non sai. Una figata. Grazie, no, bello, bellissimo. Questo poi io. No, ho questo ragazzo. Un angolo veramente meraviglioso a Pavia. Libreria Cardano. Meraviglia. Una libreria spettacolare. Un ultimo saluto. Abbiamo visto la libreria, hai fatto vedere tutto. Una buona giornata a tutti. Grazie Giorgio, grazie Anna Laura e buona giornata.